Professor Giuseppe Spriano, presidente del congresso CIO, la 102esima edizione. Professore, lei siamo al terzo giorno di congresso, quindi può già tracciare un primissimo bilancio di come sta andando sulla sua organizzazione, sulla partecipazione? Sì, certo, il bilancio è positivo, a parte la pioggia della giornata di mercoledì, il bilancio è positivo perché abbiamo più di 1.000 iscritti, e questo è un numero importante considerando che i soci della società sono 2.300, quindi vuol dire che praticamente la metà di loro sono venuti. Abbiamo una folta partecipazione in tutte le sessioni, cioè vengono frequentate sia le tavole rotonde, i simposi, i corsi. E quindi vuol dire che il programma è attraente, non ci sono sale con poche persone che frequentano. In più abbiamo inserito questa faculty straniera, sono 45 ospiti stranieri perché è fondamentale che anche in un congresso italiano non si discuta solo tra italiani, ma si abbia un confronto con gli stranieri per quanto riguarda le diverse tematiche, perché è proprio il confronto dialettico che crea il miglioramento, e quindi questa è stata una bella risposta, devo anche dire commenti positivi da parte di questi stranieri che non hanno visitato la città e sono stati sempre nella sede congressuale. Per una città come Roma questo è già un successo. Ecco, quali sono gli argomenti principali su cui ha deciso di puntare l'attenzione? Sì, beh, ovviamente la nostra disciplina ha tante sottospecialità, quindi ci sono sessioni scientifiche che si occupano di oncologia cervicocefalica, che si occupano di otologia, di audiovestibologia, di rinologia e anche di altre sottospecialità meno importanti come la laringologia o come l'otorinopediatrica o l'otorinoceriatrica, non perché siano meno importanti, ma perché è un settore più limitato di azione. La cosa nuova che abbiamo inserito in più è stata un'attenzione nei confronti dei giovani. Quindi si è organizzato un collegamento diretto di chirurgia dal vivo con l'ospedale San Giovanni e un collegamento diretto con l'ospedale San Camillo per la chirurgia su cadavere, in modo che i giovani possano vedere le procedure chirurgiche che vengono effettuate da italiani o stranieri. Quello su cadavere è una cosa importante perché in Italia la legislazione è un po' restrittiva e quindi non è così facile per uno studente di medicina o per uno specializzando poter addestrarsi su un modello come quello del cadavere. Quindi questa è una grande novità e c'è stato un grande seguito. Ecco, guardando un po' più a livello generale, quali prospettive intravede per la vostra disciplina? Quale può essere il futuro, le direzioni che si possono tracciare fin da ora? Ma oggettivamente, senza falsa modestia, negli ultimi 10 anni è cresciuto molto l'otorinolaringoiatria, che prima poteva essere considerata in ritardo rispetto al Nord Europa e al Nord America, attualmente è assolutamente allineata, cioè non c'è nessun tipo di procedura chirurgica che non possa essere fatta in Italia o che richieda di viaggiare al di fuori dei confini italiani. Anzi, molti centri italiani per diverse sottospecialità dell'otorinolaringoiatria sono leader nel mondo, quindi adesso l'obiettivo futuro è proprio quello un po' di invertire questo, cioè che anche gli stranieri possano cominciare a venire in Italia a imparare. Questo è un po' l'obiettivo futuro e l'evoluzione continua, non ci si ferma mai, gli altri non aspettano, quindi è importante in questa corsa cercare di essere sempre in testa. Quindi questa internazionalizzazione che ha voluto mettere come tratto principale è il nodo, diciamo, del. Sì, certo, perché al di là del confronto è anche opportuno che qui ci sono 15 presidenti di società scientifiche straniere, è anche opportuno che loro conoscano quello che si fa in Italia. È chiaro che se ogni società fa il congresso per conto proprio in ogni paese non c'è nessuna conoscenza di quello che fanno gli altri. In questo modo invece loro sanno quello che viene fatto in Italia e noi apprendiamo da loro quello che loro fanno, e poi si crea anche una joint venture, quindi nei congressi stranieri ci saranno degli otorini. Basta pensare che fra 2 settimane c'è il congresso europeo a Praga, ci sono 93 relazioni fatte dagli otorini italiani, quindi questo è un grande successo. Certo, e lei ha potuto notare delle differenze particolari, anche entrando un po' più nel concreto, nella vostra pratica clinica o
o un approccio magari più accademico. Ha notato delle differenze con i colleghi stranieri? No, devo dire che con i colleghi europei no, con i nordamericani no, però qui abbiamo voluto anche invitare colleghi dalla Russia, dall'Asia, quindi dalla Cina, dall'India, dalla Corea, dal Giappone, e lì effettivamente ci sono delle differenze, ma anche perché ci sono pazienti diversi, culture diverse, quindi a maggior ragione questo scambio serve proprio per cercare di capire come le stesse malattie in popoli diversi possono essere trattate in maniera leggermente diversa a seconda delle necessità di quella specifica patologia in quel paese. Grazie Presidente, buon proseguimento. Grazie.